Un saluto da Dottor Palma, Sessore Turismo Dentale e Dentisti Moldavia e benvenuti alla lezione in cui spiego i tipi di parodontite che possiamo avere, come vengono quantificati i danni che la parodontite, la piorrea, ha fatto in bocca e come ragiona il dentista quando guarda la bocca di un paziente per iniziare a capire poi che tipo di terapia fare. Un errore comune che si fa è quello di pensare che la soluzione per la propria bocca sia quel tipo di soluzione. Per esempio, i pazienti delle volte vengono qua in Moldavia, ci chiedono: io devo fare l'Holon 4, io devo fare l'Holon 6, io devo fare l'Holon 8, io devo mettere un ponte, però saltano tutta la fase che c'è prima, che è la più importante, ed è la fase di diagnosi. È dopo la diagnosi che si capisce esattamente che tipo di soluzione, di intervento bisogna fare. Delle volte, perché? Perché l'odontoiatria viene un po' troppo mercificata e quindi si pensa che un tipo di terapia vada bene per tutti. In realtà le terapie sono abbastanza individuali e dipendono fondamentalmente da caso a caso e da situazione a situazione, e delle volte anche da zona a zona della bocca possono variare. Innanzitutto vediamo i tipi di parodontite che ci sono. Esistono una miriade di parodontiti, di piorrea. La piorrea, così come volgarmente viene chiamata, è un problema dovuto alle gengive. Siamo noi predisposti, a più suscettibili rispetto a certi batteri che abbiamo in bocca. Ricordo che in bocca abbiamo più batteri che nelle mani. Ricordo che c'era un professore che diceva che si chiama tartaro perché sta in bocca, se no si chiamerebbe puntini puntini. Sono batteri quelli che abbiamo in bocca, e questi batteri, a seconda dei batteri che abbiamo, accendono, innescano certi campanelli d'allarme del nostro sistema immunitario di difesa. Ci sono per esempio delle parodontiti che sono aggressive. Aggressive significa che ci mettono veramente poco tempo a fare danno. Poi ci sono delle parodontiti croniche, sono delle parodontiti praticamente che non te ne liberi più, tutta la vita ce l'avrai, cioè sono delle problematiche che vanno avanti da tanto tempo. Poi ci sono le parodontiti per esempio gravidica, c'è la parodontite dell'adulto, la parodontite dell'età adolescenziale, cioè, ci sono tanti tipi di parodontiti, però la storia è sempre quella. È un paziente che è delicato, fondamentalmente, cioè come avere gli scudi di cartone, e ci sono dei batteri che sparano. Se noi abbiamo i soldati con gli scudi di cartone, cadono 10 file di soldati. Se invece hanno gli scudi d'acciaio, io ho l'interleuchina 1 che mi difende dalle tossine batteriche e dall'acido lattico che questi producono, allora massimo mi buttano giù una fila di soldati. Questa è la differenza tra chi ha la piorrea ed è sfortunato geneticamente e chi invece non sviluppa la piorrea pur avendo tanto tartaro in bocca. Io ho l'interleuchina 1, per esempio, ho fatto anche diverse volte i prelievi salivari per vedere i gruppi batterici che avevo. Non ho quei gruppi batterici, ma anche avendo l'interleuchina 1, comunque il massimo che mi viene è una gengivite leggera. Quindi ricordate, non è colpa tua, non è colpa vostra se avete sviluppato la piorrea, ed è per questo che lo Stato vi dovrebbe difendere. La piorrea, se lasciata a se stessa, porta le gengive a infiammarsi. Le gengive si infiammano, si allontanano dai denti, ok, perché non riconoscono più i denti, cioè vedono che c'è qualcosa di non self, non proprio. Ma non è che non riconoscono i denti, non riconoscono quello che c'è attaccato sui denti, il tartaro. Allora che fanno? Si allontanano dal tartaro. Dietro le gengive chi c'è? C'è l'osso, e gli dicono: oh, osso, fai spazio che qui c'è qualcuno che dà fastidio. Allora l'osso che fa a sua volta? Se ne va. Ok, te la faccio semplice, non parlo dottorese perché così capisci l'origine del tuo problema. Allora che succede? Il paziente va dal dentista: guarda, mi sanguinano i denti, ho perso un dente. Ma sì, è normale, sei la vecchiaia, stai perdendo i denti. Oppure sì, è la piorrea, ma si può fare qualcosa? Ma guarda, probabilmente perderai i denti, prova a fare questo, quello. Non si mette il paziente in quel ciclo di controlli che invece devono portare il paziente a rivolare alto con l'aereo tutta la vita, no? Si va in precipitando, si va. A un certo punto cosa succede? Che il sistema sanitario è studiato per pagare il dottore quando si sta male e non pagare il dottore quando si sta bene e smettere di pagarlo quando si sta male. Allora si sente plim, il paziente ha perso i denti. Allora questa è la terapia, questa è la soluzione, questa è la storia insomma di tutti i pazienti che noi vediamo qua al policlinico. Sono pazienti che vengono senza i denti,
ma non sono preoccupati, cioè per loro è normale aver perso i denti. Se io perdessi un dente sarei scioccato, è un po' come aver perso una mano, ok? Delle volte chi è complice di questo? Chi vede e sta zitto. Oppure chi vede e tampona e dice ma sì, è normale. Oppure chi ti costringe, ti mette in un sistema dove se non c'hai i soldi devi sopportare l'umiliazione psicologica, il trauma di perdere pezzi del tuo corpo. Quello che si fa, vediamo come si stadia una parodontite, come si quantificano i danni. La bocca può essere divisa in quadranti, ok, come un orologio. Questa è la parte superiore, questa è la parte inferiore della bocca, questa per convenzione è la parte destra e questa è la parte sinistra della bocca. Noi abbiamo tanti denti in bocca e quello che bisogna fare innanzitutto è vedere a che livello si trova l'osso superiormente e l'osso inferiormente. Vedere poi quanti denti, per esempio, sono presenti in bocca. Ora schematizzo, non li faccio tutti i denti, ma faccio uno schema per far capire un attimo come è fatta la bocca. Questi qua sono i denti inferiori e questi, per esempio, sono i denti superiori. E queste che ho disegnato qua sono le radici dei denti. Okay, schematizzo anche queste. Quello che succede quando si ha la piorrea, ho detto prima, è la perdita non solo dei denti ma anche dell'osso, quindi l'osso si allontana, diventa sempre più basso l'osso e quindi questa linea qua si va piano piano ad abbassare. Più va giù questa linea, più arriva vicino alla fine delle radici. A un certo punto le radici muovono. Perché? Perché non hanno più sostegno nell'osso. È un po' come una barca a vela. Voi immaginate una bella barca a vela che ha una pinna così, oppure che ha una bella pinna lunga. Se arriva vento di lato e c'è una pinnetta piccola, questa si ribalta. Se la pinna è lunga, ok, la barca non si ribalta. Se l'osso è alto, la barca non si ribalta. Se l'osso è basso, queste pinnette non reggono più e quindi i denti si perdono. Quando si perdono i denti, quello che succede è che abbiamo delle zone in cui la bocca non mastica bene e quindi ci sono dei denti che magari sono rimasti. Ora tolgo qualche dente, per esempio togliamo questi denti e togliamo questi denti. Questi denti anteriori iniziano a sovraccaricare. Quant'è la funzione di questa bocca? La funzione di questa bocca, se noi abbiamo tolto praticamente queste parti inferiori, quindi parliamo di metà della bocca, è al 50%. Sbagliato, in realtà è al 25% che funziona questa bocca, perché vi ricordate che io prima ho abbassato l'osso, ho perso il 50% dell'osso, delle radici, ma ho perso anche il 50% dei denti. Questa bocca in realtà sta funzionando al 25%. Se io oltre questo, per esempio, perdo, supponiamo, altri denti qua, ok, questo 25% si abbassa ulteriormente e supponiamo che anche sopra io ho una retrazione dell'osso, ho una bocca che probabilmente sta sotto al 10% di funzionalità. I denti che perdo mi danno la funzionalità della bocca. L'osso che perdo mi dà la durata nel tempo dei denti che sono rimasti. Quando si va a verificare quanti denti sono rimasti, bisogna anche verificare quei denti quanto sono rimasti dentro all'osso. Andare a mettere impianti dentali in una bocca che comunque ha delle tasche gengivali, ok, rimettere quindi questi denti artificiali in una bocca che comunque qua si incastra cibo, che foraggia i batteri, che foraggiano la parodontite, l'infiammazione cronica, sto rubando soldi al paziente, perché sto semplicemente mettendo lo smalto su un piede in cancrena, ok? Sto mettendo lo smalto bello su non sto risolvendo il problema batterico al paziente. La piorrea, il problema del paziente qua non è rimettere i denti, il problema del paziente è uscire per sempre dalla spirale del dentista, ok? I pazienti non devono stare sul libro paga del dentista. I pazienti bisogna identificare qual è il problema e curare il problema.
Se il problema è su causa batterica, non si parla di impianti. Ok, si va a curare l'aspetto batterico, si cambiano i batteri che sono in bocca al paziente. Se chiaramente il paziente ormai è in una fase avanzata della malattia, ovvero chirurgica, dove non si può più fare nulla, questo è un caso di bonifica completa della bocca. È vero, sono rimasti denti, tanti denti sopra, tanti denti sotto, l'osso però non c'è più. Quindi andare a rimettere questi impianti qua non ha una logica, non ha una logica nel risolvere il problema del paziente, ovvero noi stiamo mettendo impianti qua, tanto l'anno prossimo torna e mettiamo altri impianti qua, allora rimane sul mio libro paga. Delle volte andare a bonificare completamente la bocca è un trauma. Chi ha la colpa del trauma del paziente? Sicuramente non noi che lo andiamo a dire al paziente qua in Moldavia, per esempio, quando arrivano i pazienti diciamo guarda dobbiamo togliere tutti i denti. La colpa lì ce l'ha chi non ha reso partecipe il paziente in fase iniziale del problema, ovvero quando stava iniziando la gengivite, quando si è trasformata in parodontite iniziale, intermedia e poi avanzata e poi ha iniziato a perdere i denti. È qua che si doveva rendere partecipe il problema del grave danno che stava iniziando. Quando il paziente si trova in questa fase e ha ancora tanti denti in bocca, il paziente si traumatizza all'idea di doverla finire praticamente con una protesi artificiale di una parte del suo corpo. Ok, i denti sono una parte del nostro corpo, è come mettere la mano bionica. Ok, il paziente delle volte poi non ha neanche idea di cosa è un hollow 4, un hollow 6, un hollow 8, perché viene venduto come una merce, come le zucchine, no? Alla fine stai mettendo un hollow 6, è un marchio così, però il paziente pensa che avrà i denti come ce li ho io. Non capiscono invece che sono protesi, ripeto, è come avere una gamba artificiale e pretendere che quella si comporta come una gamba naturale. È una protesi di gamba, non sarà mai, mai uguale ai tuoi denti naturali originali che avevi. Presenterà dei limiti di rottura legati ai materiali, avrà una manutenzione da portare avanti nel tempo, l'igiene, almeno due volte al giorno correrà a utilizzare degli strumenti appositi, bisognerà comunque limitare l'alimentazione. Io magari con i denti da ragazzo ci aprivo le bottiglie, con queste col cavolo che ci apri le bottiglie, ok? Massimo che ci puoi aprire è la bustina del tè per mettere il tè nella tazza. Ok, faccio un esempio scioccante che magari ti scioccherà, perché tu avresti pensato che rimettendo tutti i denti, sai, tornavi a fare le cose che facevi da ragazzo. Sono delle protesi che simulano delle parti di corpo fatte da umani con materiali artificiali che non c'entrano nulla con smalto, dentina, cemento radicolare. I denti naturali sono ammortizzati, hanno degli ammortizzatori, queste sono a trasmissione diretta nell'osso. Quello che fa l'odontoiatria è semplicemente con dei materiali che hanno dei livelli di abrasione, trasmittanza termica, livello di lucide, di estetico, ecco, di flessione, di durezza, vanno a intercettare il comportamento dei tessuti naturali. Ma ad oggi non esiste al mondo nessun materiale che ha tutte le proprietà dei denti naturali. Anzi, abbiamo solamente materiali imperfetti con cui in 6 ore noi cerchiamo di simulare quello che la natura fa in 6 anni ed è perfetta. Noi in 6 ore facciamo solo delle repliche, delle biosimulazioni, ok? Simuliamo quello che la biologia ha creato in origine e lo facciamo con dei materiali grezzi. L'ideale è non perdere mai i denti. L'ideale sarebbe avere un sistema sanitario che ti evita questo trauma. Se noi andiamo incontro alla perdita dei denti, bisogna identificare il motivo. Perdere i denti, perdere un dente ci può stare, per esempio, per trauma. Perdere un dente lo si può perdere perché c'è stata una carie profonda, il dentista magari fa il trattamento, sfora la radice va tolta, causa iatrogena. Oppure il dente lo si può perdere delle volte per ortodonzia, per esempio, dobbiamo allineare i denti, allora io devo togliere alcuni denti che danno fastidio. Il dente delle volte si può perdere perché sì, non me ne vengono altre, per esempio c'è una carie profonda che lo spacca, oppure uno mastica qualcosa di duro, il dente si spacca, oppure i denti si perdono per la parodontite. Cos'è che cambia tra uno e l'altro? Che la parodontite il più delle volte coinvolge non un dente, ma tutti i denti.
Ok, questo è il male più grande che si può avere a livello odontoiatrico, la piorrea, perché coinvolge non un settore della bocca. Ci sono alcune parodontiti, a dire il vero, che sono sezionali di alcune zone, ma che comunque vanno curate alla stregua delle altre parodontiti, perché possono poi andare a infettare le altre zone della bocca. Ma il più delle volte, il 90%, sono parodontiti che coinvolgono tutti i denti. Se un paziente inizia a perdere più denti, deve suonare il campanello d'allarme, c'è qualcosa che sta gravemente mettendo a rischio un apparato importantissimo come quello della bocca. Quanto è importante la bocca? Tanto. La bocca serve a comunicare, a stare nella società, serve ad avere relazioni. Se una persona gli mancano i denti, entra in un loop che vediamo nel prossimo video, ovvero il danno sociale che crea la perdita di denti e che crea anche al sistema Stato. Un saluto dal dottor Palmas, qua dalla Moldavia, dal campus che vi spiega i problemi della parodontite e come risolverli.